Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di RaceRoom. Prima di iniziare però è doveroso da parte mia ringraziare due miei carissimi amici Alessandro Micalis e Vincenzo Nixos che mi hanno segnalato questa bella notizia, e con la tipica frase che si dice qui da noi, Ambare fai un video in merito, e quindi sono qua a condividere con voi questa bella notizia che riguarda il titolo dei KW Studios, ormai RaceRoom, che annunciano che il 4 settembre uscirà un mega aggiornamento grafico che cambierà completamente le vesti di RaceRoom rispetto a come lo conosciamo. Finalmente un rinnovamento grafico che aspettavamo da anni, ragazzi, perché io ormai l'ho parcheggiato RaceRoom, credo di averlo anche disinstallato perché ero disperato ogni volta che accendevo sto titolo, questo DX9 degli anni 90, insomma una cosa assolutamente non più ammissibile nel 2024 per un simulatore degno di questo nome. È anche vero che ce n'è uno in particolare che riesce a mantenere insomma un po' di quota su una nicchia, ed è un gioco di rally che non sto qui a nominare, ed è l'unico che si può permettere appunto di avere diciamo una grafica non del tutto aggiornata, ma proprio perché ha una fisica pazzesca. Comunque l'argomento non è questo. Torniamo a quelle che sono invece le novità che ci aspettano per RaceRoom in questo 4 settembre. Allora, KW Studios, quando acquista RaceRoom, pensa bene di fare gli aggiornamenti che sono di importanza fondamentale perché un simulatore insomma venga apprezzato. Il primo è subito rifacciamo un modello fisico della gomma che sta riscuotendo un discreto successo per quanto riguarda la comunità, sempre in evoluzione. C'è uno studio in merito proprio per ricostruire questa fisica, e questo nel dicembre scorso, e poi arriva con questa bella notizia, bella bombazza: rifacciamo il vestito a RaceRoom. Quali sono le caratteristiche importanti che caratterizzeranno il miglioramento grafico di questo titolo? Sicuramente il rinnovamento degli shaders. Per farvi capire, lo shaders è un programma informatico utilizzato per influenzare l'aspetto degli oggetti 3D nella grafica computerizzata. Lo shader determina il modo in cui un oggetto reagisce alla luce, la sua texture, il colore, la lucentezza, la trasparenza e molte altre proprietà. Quindi di base, per la diciamo renderizzazione 3D, più è sofisticato uno shader e più abbiamo qualcosa di visivamente più bello, e quindi hanno rinnovato appunto il pacchetto shaders, e oltre a questo quindi sono riusciti ad avere ovviamente dei miglioramenti per quanto riguarda sia la qualità delle ombre, delle luci. Hanno migliorato anche i colori in modo tale da avere un colore che si avvicini di più a quello che è la realtà. E inoltre hanno fatto, le vedete qua, delle nuvole stratosferiche che si avrà la possibilità di poter selezionare che tipo di meteo, copertura di nuvole si ha, e anche di lasciar decidere il sistema per avere diciamo un ambiente totalmente random, il che però in questo momento è solo qualcosa di visivo. Non so se abbia, perché non è menzionato, un qualche effetto diciamo sulla natura della fisica delle gomme, temperature, queste cose qua, e non si parla di meteo dinamico o altro in questo momento, ma soltanto di un miglioramento di quello che è appunto la grafica. Quindi come vedete anche dietro viene ridefinito assolutamente quelle che sono le ombre, c'è questo sistema di auto exposure, quindi di auto esposizione che praticamente cambia in base alla luce, l'effetto sfocato anche per dare più profondità, vengono migliorati i cockpit e l'iterazione della luce all'interno, in modo tale da avere insomma un qualcosa di molto più gradevole da vedere, molto più realistico. E anche sono riusciti a migliorare le performance del motore grafico, che già gli stanno stirando il collo, utilizzando un sistema che si chiama Frustum Culling, scusate il mio inglese che fa schifo. In pratica permette al motore grafico di renderizzare le immagini, gli oggetti 3D, solo di quello che vede l'utilizzatore, cioè nel senso che tutto quello che sta dietro non lo renderizza, in modo tale da avere meno carico di lavoro per il motore grafico e soprattutto anche per i sistemi che fanno girare il motore grafico, quindi si guadagna in performance. La mia sola preoccupazione per questo tipo di sistema è che non vorrei ritrovarmi davanti a quello che si vedeva alcune volte su Project Cars 2, soprattutto in grandi circuiti come questo che stiamo vedendo, il Nordschleife oppure ad esempio la 24 ore di Le Mans, in cui praticamente si vedevano gli oggetti davanti che venivano mano a mano renderizzati e quindi diventavano prima grigi, poi si formavano eccetera. Insomma, non è qualcosa di piacevole. Sicuramente avranno fatto delle prove e controprove. Quindi c'è tutta una serie di migliorie grafiche che dovrebbe portare finalmente nel nostro secolo RaceRoom, che erano anni che aspettavamo. Ragazzi, tra la fisica e il modello pneumatico, il force feedback che è stato più e più volte modificato e tutte le piccole features che stanno arrivando e che erano già presenti molto interessanti su RaceRoom, e anche la grafica, penso che potrebbe essere forse il giorno della svolta per RaceRoom, per portarlo di nuovo forse a competere sul mercato. È una domanda, una speranza anche da parte mia, perché comunque è sempre stato RaceRoom nel mio cuore, perché è stato uno dei primi, insomma, che mi ha colpito, soprattutto il comparto audio, che vi avevo spiegato in un video. Vi invito ad andare a guardarlo, cosa ne penso di RaceRoom di 6-7 anni fa. Quindi ragazzi, vi invito a lasciarmi un commento in merito a questo aggiornamento, cosa vi aspettate, quali sono le vostre aspettative, le vostre speranze. Magari non ve ne frega niente di RaceRoom, va bene anche quello. In ogni caso, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e noi ci vediamo prestissimo e soprattutto il 4 settembre per scoprire se queste immagini non sono state modificate in post-produzione. Speriamo bene. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio.